cose sono state dette e quindi qualsiasi cosa posso dire non può altro che confermare quello che è stato detto fino adesso. Io forse sono uno degli ultimi che ha avuto l'opportunità di conoscere Aleardo, l'ho conosciuto un po' di anni fa in un'occasione particolare che lui mi ha detto: guarda che io il teatro della memoria non avevo capito bene, poi conoscendolo bene successivamente ho scoperto che il teatro della memoria è la cosa forse migliore che ci possa essere, perché ognuno di noi ha le proprie origini, la propria cultura, e per pensare al presente e al futuro bisogna che abbia la memoria. Quindi questo ritorno, i propri nonni, i propri genitori, tutto quello che fa parte del proprio bagaglio non lo si può perdere. E quindi il mio augurio è che, nonostante sia stato già detto che il programma verrà rispettato, che comunque qualcuno, e da spesso la signora, possa raccogliere questa eredità culturale che non si può assolutamente dimenticare e coinvolgere altre persone per aiutare e portare su avanti sempre la memoria di Aleardo con il teatro della memoria. Sono due persone che hanno fatto la storia del teatro, quindi Enrico Beruschi è il fondatore. Della Corte dei Miracoli, certo. Dai, venite su. Scusate, signora maestra, lei perde il pelo? Brava, così che si vedrà, grazie, mi ricorda qualcosa. Lui non si ricordava, è andato converso, lui è andato converso, e lui era andato converso. E lui è Beruschi. Ah sì? Non sia mai che il signore Nato Converso sia geloso. Ah, hai capito. Magari si ricorda anche lui. No, volevo solo una cosa, che vorrei andare via con la maestra per dire delle cose in privato. Cioè, non ho capito, uno è stato fatto l'allievo, sì. Per due ore se arrivano lì e porta via la maestra. Comunque bravi, molto bravi. Convertire. Ma c'è la sinergia di Aleardo. Aleardo l'ha ispirato molto, sì. Molto ispirato. Io che sono un venditore di parole, noi siamo venditori di parole, perché viviamo vendiamo dei cacciabarri, la gente ride, ci applaude così, però in questo preciso momento, che secondo me non è quello che voleva Leardo, vorrebbe vederci sorridere, ridere e divertirci ancora, se anche se non è con noi, anche se io poi penso che è con noi, secondo me, e vuole che ci divertiamo, non stiamo lì però non trovo le parole per manifestare questo mio dolore, che in questo momento non dovrei dire questa cosa, però che devi fare più forte di me, insomma. Mi ha messo a disposizione tante volte questo teatro, ero in difficoltà dopo la chiusura della Corte dei Miracoli, con 35 anni, con 1.995.000 presenze, e lui subito: devi venire qui, vieni qua, senza, adesso ultimamente abbiamo fatto le cose insieme, qui è stato sempre pronto, diciamo artisticamente, ma anche umanamente, moralmente, qualunque cosa era sempre a disposizione. Il mese scorso, mi ricordo, mi chiamò il mese scorso, dice: tu ti va di mangiare le spaghetti a casa mia? E così ci siamo incontrati, ma ho visto delle cose, sono rimasto senza parole. Aveva una collezione di locandine, credo di forse 100 anni fa, no? Vedi, qui è successo questo, qui è successo quest'altro, questa cosa qua. Lui cantava le canzoni che gli avevo portato, se queste locandine. Avevo pensato insieme a lui, ti ricordi, di fare una mostra, per la prima volta una mostra particolarissima, tutti i lavori, queste locandine in giro, quindi una grande sala, e che lui col gruppo che portava in giro, cantava le canzoni della locandina. Qui siamo nel 1900 e c'era questa canzone che faceva, partiva da... ed era una cosa.
non abbiamo potuto farlo, però quelle, tutta la documentazione, per favore, teniamola perché, perché la faremo, magari la faremo. Ecco, posso dire un'ultima cosa, perché poi non vorrei annoiarvi. Grazie, Alejandro, ti ringrazio tantissimo, per tutta la mia vita ti ricorderò sempre. Di fare discorsi in serie, io non sono bravo come lui, perché lui sa fare i discorsi. Non è vero, tu mi vuoi bene perché ti devo dare 300 euro, tu mi dopo il debito torneremo ad essere amici, insomma. Io in 3.000 ma fa niente. No, è vero, proprio l'altro giorno io ero al computer a guardare Facebook, l'unica perversione che ho, e vedo Domitilla che mi arriva questa notizia, e veramente sono rimasto 3-4 ore ripetito davanti al computer, non so cosa ho fatto, cosa ho detto, devo aver fatto dei casini. Non è difficile, mi combino, è di casino. Però pensiamo a Leardo. E non sta mai fermo, lui non sta mai fermo, una mia commedia, credo che sia la settimana scorsa, venerdì, a San Babila di Milano, diciamo, e tu dici c'è Beruschi, allora era lì, seduto in prima fila, sotto là, improvvisamente, allora c'è Beruschi che sparisce, c'è Beruschi, tu fai così, e là, c'è Beruschi che era qui, poi sparisce, poi c'è Beruschi che non c'era più, Non vado mai in prima fila, non mi preoccupare. Quindi continua tutto, qui sì, faremo... Sì. Scusate, posso dire una cosa? No, signore. Non importa. Sì, ma noi è una battuta. È una battuta, signore. Non solo del mestiere, purtroppo. E chi, allora, bando alle timidezze, la signora è la mia mamma. Questo è avvenire. Siccome l'amico Guido Aldani ieri mattina mi ha telefonato e mi ha detto: ho scritto un articolo sull'Avvenire l'abbiamo scritto, volevano farmelo fare sulla pagina di Milano, ma io gli ho detto che hai messo tutto il tuo potere e l'hai fatto fare sulla pagina nazionale, e mi sembrava giusto. Quindi se non vi stanco, ve lo ecco. Ecco la fuori. Sì. Milano piange Alejandro Cagliari. Alejandro Cagliari, figlio di madre nata a Napoli, pianista e docente di dizione, lo è anche di padre industriale milanese. Viene al mondo a pochi passi dal luogo di Milano ed entra da studente nel cabaret notturno, che incontra la sera alle 3 del mattino. Formatosi con Paolo Grassi e Streller, si volge quasi interamente al dialetto di Carlo Porta, degli Otessa e Franco Lodi. Nel 1980 fonda una sua compagnia di spettacoli e nel 98 darà vita al Teatro della Memoria, intendendo per essa quella di una capitale morale cristiana. E questa è una sala da 100 posti che nasce nello spazio lasciato da una tipica tipografia artigianale. Vi si accede all'interno di un cortile imboccando una discesa che fa pensare alla gara sciistica. A
Appena entrati nella sala, una vetrinetta con i colori, con i libri dei classici lombardi citati e non, vitroneggia una bombetta nera copricapo che è quasi l'emblema del Teatro Popolare di Milano. Vale Cappello, ancora in buono stato, appartenne a Ferra Villa, progenitore ambrosiano della scena del XX secolo. Ferra Villa lo lasciò in eredità a Piero Mazzarella e questi ad Aleardo, che ne era orgogliosissimo e che nelle occasioni solenni se lo posava in capo entrando in scena. Indimenticabile e senza paragone il Capodanno Teatro da lui. L'operetta riecheggiava, accompagnata al pianoforte del maestro Beretta, poi una pioggia di gustosissime lenticchie veniva offerto in 100 piatti, tra gli auguri e le sparate di turaccioli per aria, tra stelle filanti di spumante. Cagliari non era, come quasi sempre accade, cortigiano in cerca di istituzionali finanziamenti. Così lui, che è stato per anni il benedino, cioè maschera emblematica che rappresenta la metropoli ambrosiana, non è mai stato foraggiato da chi non ha saputo cogliere in lui il fondamento per interpretare la Milano del terzo millennio. E qui chiedo un applauso. Conosciuto Walter Valdi come Roberto Brivio e Enrico Berusti qui presente, con Roberto Carusi e Roberto Marelli, ma anche Anna Priori, Rosalinda Neri e Chicca Minini, fino ai più giovani Walter Gemma e Domitilla Colombo e molti altri. Ho curato qualche regia per il suo spazio, fondamentale la sosta presso di lui della mia riduzione dell'unica opera scenica di Carlo Porta, compiuta a quattro mani con Tommaso Grossi, Giovanni Maria Visconti, Duca di Milano. Sempre nel suo teatro abbiamo prodotto il Festival Triennale Lingua di Calcestruzzo, così denominata perché il dialetto è la lingua del sudore, sul quale si stratificano poi le altre 150 lingue ospitate a Milano. Non c'era incontro con lui nel quale non venisse alla luce un ricordo della Milano dell'Ottocento, dei Navigli, relativo ad esempio al Tecoppa, conduttore di carrozze a cavallo, vero satellite artificiale del centro meneghino. La sua presenza sul palco ben si esprimeva nella sua statura considerevole, con i suoi capelli lunghi e l'espressione volitiva. Cantava, recitava, qualche volta lasciandosi andare anche alla chitarra. Aleardo amava invitare anche compagnie dialettali del sud, aveva in mente un'Italia con un mosaico di linguaggi come fondamento teatrale della nostra nazione. Qualche altro amico o amica che voglia intervenire? È gratis, eh? Thank you.